Il riscaldamento globale ci impone di ripensare completamente la gestione delle acque in un prossimo futuro. Potremmo infatti avere dei periodi con carenza idrica durante le lunghe siccità estive, magari con temperature molto elevate che ancora non conosciamo, oltre i 40 gradi, dove la richiesta delle acque aumenta e così anche i conflitti. Dall'altro lato potremmo invece avere dei periodi brevi con precipitazioni molto abbondanti e concentrate che portano al rischio incrementato di alluvioni. Per far fronte a questa gigantesca sfida abbiamo bisogno di tutti i saperi, di tutte le competenze e della collaborazione tra istituzioni e cittadini. L'obiettivo finale è la resilienza, cioè la capacità di un sistema, in questo caso la nostra società e il territorio, di sopportare uno shock senza collassare. La quantità di acqua su cui possiamo contare per tutti i nostri usi non è infinita. Dobbiamo quindi pianificare con attenzione le diverse priorità, dall'uso idropotabile a quello irriguo, a quello industriale ed energetico. Soltanto con un programma che viene stilato e condiviso prima delle crisi, possiamo pensare poi di affrontarle senza avere troppi danni e troppi conflitti. Oltre alla quantità, dobbiamo anche occuparci della qualità dell'acqua. Purtroppo oggi molte sorgenti, molte falde sono compromesse dall'inquinamento. Dobbiamo quindi salvaguardare quelle che sono ancora intatte, ma occuparci anche di investire in nuovi impianti di depurazione. Ma alla fine ricordiamoci che non dobbiamo soltanto preoccuparci degli usi umani, dobbiamo anche lasciare un po' di acqua per la natura, per tutta quella salvaguardia dell'habitat dove albergano una quantità enorme di forme di vita che sono la catena su cui si basa anche la nostra esistenza. La sfida del cambiamento climatico richiede l'impegno di tutti. Per questo Città Metropolitana di Torino ha messo insieme una squadra tra i migliori tecnici nazionali che si occupano di fiumi, di laghi, di torrenti, producendo una serie di video di formazione destinate ai tecnici del settore, ai professionisti e anche ai cittadini. Li trovate sul sito torinometropoli.it.